ancora fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale, ancora al lavoro tra le stelle. Per Luca Parmitano è un finale in bellezza quello della missione Beyond, che terminerà il prossimo 6 febbraio con il rientro a terra dell'astronauta italiano, colonnello dell'aeronautica militare e membro del corpo dell'Agenzia Spaziale Europea. Sabato 25 gennaio, Parmitano si è dedicato alla quarta attività extraveicolare della missione, di nuovo in compagnia del collega della NASA Andrew Morgan e con la supervisione di Cristina Koch e Jessica Meir, entrambe al comando del braccio robotico. L'attività è durata 6 ore e 16 minuti, di cui 5 ore e 2 minuti totalmente all'esterno per l'astronauta di Paternò. Questo ha permesso a Parmitano di stabilire il nuovo record per tempo trascorso al lavoro fuori dalla stazione spaziale per un astronauta europeo. Ricordiamo infatti che nel 2013 AstroLuca, durante la missione volare dell'Agenzia Spaziale Italiana, trascorse in totale 6 ore, 8 minuti e 32 secondi nel dedicarsi a due distinte attività extraveicolari, la seconda delle quali lo vide vittima di un grave incidente alla tuta che gli fece riempire di acqua il casco, risolto grazie alla sua preparazione e alla lucidità con cui affrontò il rischio di affogare nello spazio. Anche per questo la NASA lo considera un eroe. Durante la missione Beyond, che ha avuto inizio a luglio 2019, la passeggiata spaziale numero 1 è durata 6 ore e 39 minuti, la seconda il 22 novembre e la terza il 2 dicembre, circa 6 ore ciascuna. È stata proprio l'Agenzia Spaziale Europea a dare la notizia del record stabilito, congratulandosi subito via Twitter con Parmitano. AstroLuca detiene ora ufficialmente il record europeo per tempo cumulativo più lungo dedicato alle passeggiate spaziali. Congratulazioni, Luca, hanno cinguettato. Ma il record non è solo questione di numeri. L'Expedition 61 è stata la prima a vedere un italiano nominato comandante dell'equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale. La serie di attività extraveicolari di cui Parmitano è stato protagonista sono state dedicate alla riparazione dello spettrometro AMS-02, un cacciatore di antimateria con l'anima italiana non progettato per essere riparato nello spazio. Una scommessa vinta, quello che ha visto invece la sostituzione di una pompa di raffreddamento guasta. La soddisfazione per questo risultato è stata espressa anche dal CERN. La serie di passeggiate spaziali è stata un successo.